Stasera presentiamo questo libro che è un libro un po' particolare, di cui noi siamo molto fieri. Si intitola Festa della Poesia a Sogliano e Rubicone e ha un'intestazione molto interessante perché fa parte di un progetto. È la seconda parte, la seconda puntata di questo progetto Sogno di Poesia nella Bella Italia. Allora, io adesso vi parlerò un pochino in generale di questo libro perché io sono la curatrice insieme a Terry Olivi, però il progetto è stato ideato nel 2018 da Anita Napolitani, anche 17, poi ho avuto la prima rivoluzione nel 18, da Manuela Minelli. È stato lungo, dunque, nel 17 poi. La gestazione stava lunga. È stata lunga. E Terry Olivi. Quindi poi, dopo questa mia breve presentazione, io passo la parola anche a Anita, che ci racconta anche la genesi, le sue impressioni, insomma, su questo progetto. E qui vicino a me ho Raffaella Lanvetta, che ha condiviso a Sogliano questa esperienza insieme a Terry Olivi e a Michela Zanarella, che oggi non è potuta venire. Quindi a Sogliano, durante questa festa che si è svolta il 10 e l'11 maggio di quest'anno, eravamo un gruppo proveniente da Roma di poeti e un gruppo di poeti romagnoli che si sono incontrati e hanno fatto tutta una serie di cose, di esperienze. Il bello è che quando poi a Terry è venuta l'idea di questo libro, io non pensavo che fosse così importante, invece adesso che siamo arrivati al dunque, devo veramente ringraziarla, oltre che per la collaborazione preziosa, anche per l'idea, perché è un modo come un altro per fermare un ricordo e non solo. Dare anche visibilità ad un'esperienza che fa parte di un progetto che speriamo che continui, che possa continuare. E quindi è una cosa un po' particolare perché, pensate, hanno contribuito 28 autori e non sono tutti poeti, tutti scrittori. Il bello di questa cosa è che ci sono degli interventi anche di persone comuni che hanno voluto testimoniare il gradimento all'iniziativa e quindi veramente di vario tipo, perché ognuno l'ha fatto a seconda delle proprie competenze, delle proprie preferenze, con uno stile naturalmente diverso uno dall'altro, però ecco, io penso, riguardando questo libro così nel complesso, che questa diversità di stili, di contenuti, sia un valore aggiunto. Che sia sì, una cosa che testimonia anche la capacità di aggregazione di questo progetto, perché persone di varie età, di varia provenienza, anche di vario estrazione sociale, hanno cioè sono venute persone che non avevano assolutamente, che non avevo forse mai ascoltato negli ultimi anni poesie, eppure si sono sentite non solo di partecipare, anche poi di contribuire scrivendo. Quindi io ho raccolto queste cose, poi abbiamo scelto la maniera più adatta per suddividerle e certo ci sono stati dei ragazzi che l'avevano preso come compito per le vacanze ma non avevano voglia di svolgerlo e alla fine, per agevolare questa cosa, ho fatto delle interviste e ci sono due interviste che ho fatto io che sono carine, così anche loro hanno avuto la possibilità di dire il loro parere. Comunque questa notte della fine di agosto del 17 è stato l'inizio del nostro progetto nazionale, degli incontri tra poeti, almeno tre poeti romani e tre poeti delle diverse regioni. Dunque un progetto che dovrebbe avere 20 eventi. Noi finora ne abbiamo realizzati due, l'anno scorso in Lucania, in Basilicata, e quest'anno in Romagna. È importantissimo appunto il nostro obiettivo, quello di divulgare, di diffondere la poesia
facendola uscire dalle biblioteche, dai caffè letterari e portandola nelle strade, all'aria aperta, perché pensiamo che la poesia deve vivere accanto alle persone, tutte le persone, e soprattutto deve respirare anche accanto alla natura. Io ci tengo tanto su questo, in mezzo al bosco, in mezzo al verde, in mezzo agli alberi, perché la poesia... Ed è stata un'esperienza bellissima perché ti fa uscire e ti fa avere contatti con persone non solo della tua nazionalità, della tua regione, e quindi questa è stata. E poi soprattutto perché li percorri dei luoghi, cioè ecco Soriano Rubicone, lì era il paese dove Pascoli componeva. Dove teneva ispirazione. Sì, molto vicino al paese dove è nato. Dove è nato, però andava lì per avere ispirazione, visti poi anche i posti. E devo dire la verità, ha un qualcosa di magico. A Monte Tiffi, su verde vallate incontaminate, un'aria di cielo che sa di libertà. Nella casa di Venanzio, i dipinti e le crete parlano silenziose. Respiriamo le sue parole, piccole cose cariche di senso, ossigeno che depura, nutre e cura. È con noi, occhi allegri di bambino per le sfumature dell'amore, orecchi per sentire l'alito divino fra i fili d'erba del prato. Un tempo senza tempo, uno spazio troppo aperto per non perdersi. Un umano che ha in sé il divino, forti emozioni, magia del momento, anche Dio tra noi. Questa è la poesia che ho scritto dopo quel pomeriggio, che ci è venuta.